siamo alla Lenti, e l'anno 2011 per l'industria alimentare italiana è stato un anno molto difficile. Invece qui a Santena hanno deciso di adottare una strategia diversa. Molte aziende hanno tirato i remi in barca, mentre presso la Lenti hanno scelto invece di puntare sugli investimenti e sull'innovazione. Quindi vogliamo chiedere quali sono le operazioni che hanno caratterizzato e caratterizzeranno il futuro della Lenti. Come ha già detto lei, noi abbiamo fatto un 2011 buono perché siamo cresciuti del 6%, 6,50 per l'esattezza. Naturalmente il 2011 è stato difficile, i margini si sono compressi, ma già il fatto di aver mantenuto ed aumentato i volumi ci dà una grossa conferma che le strategie che abbiamo adottate sono quelle adeguate. Abbiamo deciso un programma di investimenti e di innovazione già nel 2009. Abbiamo speso 9 milioni di euro e nel 2011 abbiamo incominciato a vedere che questo programma sta dando dei frutti, che le nostre idee erano giuste ed era giusto tenere la barra al centro e continuare con la strategia che avevamo pensato nel 2009. Abbiamo soprattutto pensato ad aumentare il nostro livello di servizio. Per fare questo abbiamo dovuto ampliare in maniera molto molto importante il nostro magazzino frigorifero. L'abbiamo fatto nuovo. Abbiamo fatto un ampliamento di 3.500 metri, dei quali oltre 1.000 sono una grande cella frigorifera che ha una capienza di 1.200 pallet. Questo ci permette di avere un livello di scorta adeguato per oggi e anche fra 5 anni alle esigenze del cliente, di fare la cantina adeguata per i nostri prodotti, ma soprattutto di riuscire ad arrivare in consegna ai nostri clienti nel giro di 24 ore. Questo ci è stato possibile perché non abbiamo pensato solo allo spazio fisico della merce, ma al flusso teso che questo comportava. Siamo partiti in investimenti in software già nel 2008 con il passaggio degli ordini per via telematica dai nostri agenti. Questi ordini vengono frullati dal sistema durante la notte, vanno a un sistema automatico di prelievo dal magazzino e dal magazzino vanno nel locale spedizione dove al mattino si trovano già i prodotti pronti per essere spediti e poi dei commissionatori che hanno già dentro di loro sono dei semplici muletti, ma che hanno dentro bilance, terminale, stampante per l'etichetta cliente e bilancia per il controllo pallet. Quindi noi riusciamo nel giro di 6-8 ore a preparare gli ordini del giorno prima, ad essere in consegna il giorno dopo il nostro cliente. Questo fa parte del servizio, è uno dei fattori vincenti ed è uno dei fattori che ci ha permesso di crescere. Voi avete investito anche in innovazioni di prodotto, avete fatto delle ricerche particolari? Ma noi cerchiamo di differenziarci. Noi siamo produttori di prosciutti cotti e arrosti, produciamo circa 3.000 prosciutti al giorno, siamo dei produttori medi perché quelli più grandi sono più grandi di noi. Noi abbiamo ancora una dimensione che ci permette di controllare il processo molto bene dal punto di vista igienico-sanitario, avendo delle dimensioni abbastanza grandi, ma anche molto bene dal punto di vista della qualità reale del prodotto e quindi avere ancora quelle piccole manualità che ti permettono di migliorare il prodotto. Noi abbiamo innovato tornando all'antico. Siamo partiti per fare un prodotto che fosse diverso da tutti gli altri che si trova sullo scaffale. Questo era estremamente complesso, perché fare un prosciutto cotto che sia diverso dagli altri, anche alla vista, era complesso. Quindi siamo ritornati a ciò che faceva Nonno Lenti. Quindi un prosciutto non nello stampo, un prosciutto che desse un'idea di estrema naturalezza. Proprio perché siamo tornati alle origini. Abbiamo preso delle cosce pesantissime che andrebbero per il Parma super selezionato da 24 mesi, 16 kg in partenza la materia prima, le abbiamo salate pochissimo,
facciamo un massaggio lunghissimo, le mettiamo nella rete per dargli questa forma estremamente naturale. Gli aromi, la ricetta è ancora la ricetta di nonno Lenti con gli estratti, con gli estratti naturali dalle erbe, quindi estraiamo noi gli aromi di questo prodotto e poi lo cuociamo molto molto lentamente a vapore diretto, oltre una giornata di cottura. Questo dà un prodotto che è diverso sia nel profumo sia nel sapore, si riconosce, è, a quanto ci dicono i nostri clienti, buonissimo, ma noi lo pensavamo già prima, e ci ha permesso di colpire quei clienti estremamente esigenti della fascia alta. Ma questo ci permette anche di avere un testimone all'interno nostro di quanto la nostra qualità sia di alto livello. Avete intenzione di farlo conoscere maggiormente? Avete pensato anche a estendere la distribuzione oppure comunicare semplicemente la bontà di questo prodotto? Noi siamo partiti dalla distribuzione, quindi abbiamo creato tutto un sistema di incentivi sui nostri agenti, che sono 90 sul territorio nazionale, per colpire la distribuzione tradizionale. Con la grande distribuzione il processo è più lungo, quelli più sensibili alla qualità stanno prendendo in seria considerazione la possibilità di metterci in assortimento, ed è chiaro che noi adesso dobbiamo arrivare al consumatore. Stiamo pensando di arrivarci con una strada nuova anche qua, quindi abbiamo impostato una strategia di comunicazione sui mezzi innovativi, sui social network e via web. Abbiamo fatto una pagina Lenti e una pagina Lenti Lodi su Facebook, su Twitter, su YouTube abbiamo il nostro spazio, stiamo dialogando con i blogger più significativi nel campo della gastronomia, della cucina e anche dell'alimentazione di tipo tra virgolette innovativo, salutistico, dietistico, perché comunque i nostri prodotti hanno un grosso componente di salubrità, in quanto sono certificati senza glutine, hanno un contenuto di sale al di sotto della media, sono senza allergeni, hanno tutte delle componenti dal punto di vista dietologico molto molto elevate.